Salve, benvenuti all'appuntamento settimanale con Science News. Attualmente viviamo in quella che è a tutti gli effetti una nuova età d'oro per quanto riguarda le scoperte paleontologiche, con nuovi generi provenienti non solo da formazioni ben note per la loro ricchezza di fossili, ma anche da quelle che solo di recente hanno iniziato a rivelare i segreti del tempo profondo. È questo il caso di Vectaerovenator inopinatus, un nuovo teropode proveniente dalla formazione Ferruginous Sandstone dell'isola di Wight, e risalente a circa 115 milioni di anni fa. Il nome significa letteralmente inaspettato cacciatore riempito d'aria dell'isola di Wight e fa riferimento alla scarsità di resti di dinosauri negli strati in cui è stato ritrovato e alla sua caratteristica distintiva, ossia l'alto livello di pneumatizzazione delle ossa. Infatti, le particolari caratteristiche di queste ossa, che in vita sostenevano delle sacche aeree collegate al sistema respiratorio, hanno permesso l'istituzione di un nuovo taxon. Vectaerovenator è stato descritto sulla base di vertebre disarticolate, che però sono riconoscibili come appartenenti allo stesso animale per le comuni caratteristiche anatomiche e perché provenienti dagli stessi strati poveri di dinosauri. È probabile quindi che l'animale sia stato trasportato in mare da un fiume o da un predatore marino, e che dopo aver galleggiato per un po' le ossa associate siano state esposte, e quindi sparse e spostate sulla spiaggia dall'azione delle onde nel corso del tempo. La frammentarietà dei resti rende anche difficile la classificazione del nuovo taxon. Benché sia possibile porlo all'interno del clade Tetanure, non è stato possibile determinare con assoluta certezza se l'animale sia un tirannosauroide forse vicino ai megaraptori, o un megalosauroide o un allosauroide. Passiamo ora ad un'altra notizia. Le stelle e i pianeti si formano dall'accumulo di gas e polveri che vanno a disporsi in dischi di rotazione. Durante questo processo di formazione possono originarsi delle onde gravitazionali che possono andare a disturbare le dinamiche dei dischi di accrescimento. Nel sistema stellare triplo GW Orionis è stato individuato un anello di detriti disallineato con il piano orbitale delle tre stelle. Perciò, se nel disco si stesse creando un nuovo pianeta, ciò potrebbe spiegare l'origine delle orbite particolarmente inclinate di alcuni pianeti, poiché deriverebbero dai disturbi gravitazionali dovuti alla formazione delle stelle. Altra notizia di questa settimana. Ceratopsia è un gruppo di dinosauri erbivori molto diversificato, che include al suo interno animali quali il bipede Psittacosaurus e il celebre Triceratops. Il ritrovamento in Mongolia di un cranio di Ceratopso, attribuito alla nuova specie Begtse, permette non solo di identificare un nuovo membro di Ceratopsia, ma anche di aggiungere nuovi tasselli per comprendere l'evoluzione di questo gruppo nel corso del Mesozoico. Beg infatti presenta un insieme di caratteri sia primitivi che derivati, che lo collocano alla base del clade Neoceratopsia, il gruppo che comprende tutti i ceratopsi più derivati. Begtse può quindi rappresentare un ideale ponte tra le forme più primitive e le forme più derivate, permettendoci di comprendere meglio i meccanismi evolutivi che hanno permesso la nascita del clade Neoceratopsia. Ed ora un'interessante notizia sugli pterosauri. Molti vertebrati ricorrono al senso del tatto per procacciarsi il cibo in maniera efficace. Grazie a un nuovo studio sappiamo che per l'Oncodraco giganteus, una nuova specie di pterosauro, il tatto era un senso di fondamentale importanza per la cattura delle prede. Sulla punta della mandibola e lungo i margini laterali del muso di questo animale sono presenti numerosi forami. Questi ultimi in vita erano probabilmente occupati da organi di senso come i corpuscoli di Herbst o microorgani sensoriali simili. Verso la punta del muso si ha una maggiore concentrazione di questi forami, il che indica un aumento della sensibilità localizzata in quella zona. Oggi molte specie di uccelli utilizzano organi sensoriali tattili per la ricerca del cibo. Alcuni esempi sono il kiwi, l'ibis o gli uccelli filtratori come i fenicotteri e le anatre. Ovviamente l'anatomia di l'Oncodraco giganteus è molto diversa da quella di questi uccelli, quindi il suo modus operandi per procacciarsi il cibo resta comunque incerto. Tuttavia, gli autori dello studio ipotizzano che questo pterosauro potesse servirsi degli organi sensoriali durante la pesca o la cattura di piccoli animali negli specchi d'acqua. Adesso, alcune novità sui dinosauri corazzati. Il comportamento sociale degli anchilosauri, a differenza di altri grossi dinosauri erbivori come adrosauri e ceratopsi, è ancora oggi per certi versi misterioso. Mentre la maggior parte dei resti di questi ornitischi corazzati appartengono a individui isolati, cosa che suggerirebbe uno stile di vita prevalentemente solitario, i pochi esempi di numerosi individui ritrovati in stretta associazione indicano che alcuni membri di questo clade potrebbero essere stati gregari.
In un nuovo studio sono stati analizzati tutti i grandi ammassi di anchilosauri noti, oltre a moltissimi dati paleontologici e biologici in grado di aiutare i ricercatori a comprendere meglio lo stile di vita di questi animali. Le caratteristiche di queste associazioni fossili indicano che specie come l'anchilosauride Pinacosaurus e il nodosauride Gastonia formassero gruppi sociali, sebbene il motivo di tali aggregazioni rimanga ancora controverso. Nei giovani anchilosauri, una difesa inefficiente rispetto a quella degli adulti e una maggiore agilità potrebbero spiegare il loro comportamento gregario. Tuttavia, secondo i ricercatori, queste caratteristiche sarebbero associabili solo ai resti di Pinacosaurus, mentre non si potrebbe dire altrettanto né per gli ammassi di Gastonia né per quelli del nodosauride, ancora senza nome, di Yarkut. Gli studiosi concludono quindi che ogni taxon avesse un insieme di fattori specifici che spingevano gli individui ad aggregarsi, formando branchi la cui struttura sociale era più complessa di quanto precedentemente pensato. Altra notizia riguardante i dinosauri. Un nuovo dinosauro dal Cretaceo inferiore della Cina, Shangmiania liaoningensis, è stato identificato sulla base di due scheletri quasi completi ed articolati. Dalle analisi filogenetiche, la nuova specie risulta essere l'ornitopode più basale attualmente conosciuto. E ciò significa che Shangmiania liaoningensis rappresenta un lignaggio evolutivo che si è separato precocemente dalla linea che avrebbe portato agli altri ornitopodi. Alcuni caratteri morfologici, tra cui la fusione delle vertebre sacrali e il numero ridotto di vertebre del collo, sembrano indicare uno stile di vita fossorio, sebbene siano necessarie ulteriori analisi per confermare questa ipotesi. Ultima importante notizia di questa settimana. La completa ossificazione dello scheletro interno è la caratteristica prevalente in quasi tutti gli osteitti, ovvero i cosiddetti pesci ossei. Il gruppo parallelo agli osteitti, i condritti, a cui appartengono squali e loro parenti stretti, possiede per contro uno scheletro totalmente composto da cartilagine. In passato si pensava che la condizione scheletrica cartilaginea degli squali fosse quella ancestrale all'intero gruppo che comprende i pesci che possiedono mandibole, ovvero gnatostomata. Questa tesi era corroborata anche dalla presenza di tale carattere nei moderni gruppi di pesci senza mandibole come lamprede e missine. Tuttavia, un nuovo studio ha messo in crisi questa ipotesi, grazie al ritrovamento in Mongolia dei resti di un parente stretto dei moderni gnatostomi. La nuova specie è stata denominata Minginia turgenensis e risale al Devoniano inferiore, circa 410 milioni di anni fa. Le analisi filogenetiche rivelano che questa particolare specie è di poco antecedente alla divisione che avrebbe portato da una parte ai pesci ossei e dall'altra a quelli cartilaginei. Le analisi istologiche dei resti fossili mostrano che lo scheletro di Minginia era dotato di un fine tessuto endocondrale simile a quello presente nei moderni pesci ossei. In definitiva, la scoperta ci dice che probabilmente lo scheletro ossificato è una caratteristica alla base di tutto il moderno gruppo di pesci dotati di mandibole e che lo scheletro cartilagineo degli squali è in realtà un carattere evoluto secondariamente da uno scheletro osseo. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Prima di concludere, ricordo a chi ci segue che noi del team abbiamo creato un gruppo Telegram a cui tutti possono accedere tramite il link che si trova in descrizione. Chiunque voglia unirsi a noi sarà il benvenuto. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi e il nostro lavoro, iscriviti. Se lo hai già fatto, ti ricordo di accendere anche la campanellina delle notifiche per non perderti nessun video. Un ringraziamento speciale va ai componenti del team Mattia Iuri Messina, Davide Gioia, Fabio Mongiovì, Antonio Miaila, Tiziano Lolli e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana. E vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.